Ciao a tutti ragazzi e ragazze, qui è Gozzo e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Bentornati su questo nuovissimo episodio di GTA 5. Allora, ragazzi, partiamo subito a bomba perché prima di partire col video di GTA devo far vedere una cosa abbastanza importante. Guardate un po' qua che cosa mi è arrivato. Mi è arrivato un regalo. Prima di far vedere cosa c'è dentro vi voglio spiegare al volo due cose. Quindi mi raccomando, non skippate questa parte che è molto importante perché penso che vogliate vedere che cosa c'è qui dentro, quindi guardate. Ormai penso che conosciate tutti Girada, però per chi non lo conosce ve lo spiego al volo perché magari capisco che qualcuno non l'ha mai visto, mai sentito parlare. Girada, ragazzi, è un sito di e-commerce che permette di acquistare qualsiasi tipo di prodotto al 30% addirittura di sconto, quindi ottenete sconti pazzi su ogni tipo di prodotto. Da, per esempio, un iPhone X da 1200 lo pagate a 369 euro, quindi veramente un grande affare. Tutto questo portando semplicemente tre amici, che sembra la cosa più facile da fare, perché se voi non riuscite a portare amici, ragazzi, trovate la lista con cui ho avuto appunto io il mio regalo, che l'ho data in descrizione, di cui si occuperà lei direttamente di portare degli amici in modo automatico. Quindi questo sistema funziona portando tre amici che comprino lo stesso prodotto o superiore, ma se voi non riuscite a trovarli, entrate nella lista in cui sono anche io, alla grande, e in maniera automatica, ragazzi, con il tempo entreranno anche altre persone in modo tale da permettervi di poter comprare il prodotto, quindi abbastanza facile da capire. Poi ovviamente link in descrizione, ragazzi, entrate nel gruppo di Telegram dove gli admin vi spiegheranno tutto e vi chiariranno tutto. E noi adesso passiamo anche al prodotto, che poi ovviamente dopo aver comprato i prodotti vi arriveranno col corriere, come è già successo a me. Quindi l'ho avuto questo, ragazzi, dopo veramente pochissimo tempo. Quindi ragazzi, entrate nella lista in cui sono io, più entrate, più fate entrare altri amici, più la lista fluisce, più si possono comprare proprio. Quindi ora bando alle ciance, piuttosto che apriamo, vediamo un po' che cosa c'è qui dentro, che cosa mi hanno mandato gli amici di Girada della lista standard. Infatti, un po' aperto, un po' un casino, guardate un po', c'è un bellissimo iPhone X pagato 369 euro, il fantastico iPhone X imballato, completo di caricatore, batteria e tutto il resto. Quindi spero che tutto sia chiaro. Bene ragazzi, direi che ci siamo, eccoci qui, Ronaldo Junior è pronto, carico per un nuovo episodio, quindi scusate l'intro. E oddio, Ronaldo Junior, ma che diavolo state combinando? Perché c'è Young, signori? No, Ronaldo Junior, perché c'è Young signorino con Ronaldo Junior e i suoi amici? Oh mio Dio, Ronaldo Junior, mi devi delle spiegazioni. Ora ve lo spiego anch'io, ragazzi, perché penso che lo deve spiegare prima a me. E ragazzi, da quello che sto capendo, Ronaldo Junior ha fatto amicizia con Young signorino e Dio, non so, vi lascio a voi i commenti. E Young signorino, ragazzi, sta dicendo, cioè comunque sì, loro non avevano modo di, non hanno avuto modo di far foto, e stavano parlando Young signorino e diciamo che Ronaldo Junior e Young signorino, ragazzi, stanno facendo amicizia. Ronaldo Junior, le uniche persone con cui potevi fare amicizia, guarda, ce ne sono talmente tante, proprio lui dovevamo andare a beccare. Vabbè, quindi ragazzi, se Ronaldo Junior vuole così e legge Evangelo, dobbiamo fare come dice lui. Allora, Young signorino sta chiedendo a Ronaldo Junior cosa facciamo noi, cioè inteso io, cosa faccio io per trascorrere giornate, per fare qualcosa di divertente, perché a quanto pare lui dice di avere un figlio ed è molto trasgressivo, stai dicendo. Sì, infatti stai dicendo che può fare tutto quello che vuole senza fare danni e schere. Quindi Ronaldo Junior, cosa vuoi proporgli di fare? Beh, ci sarebbero molte cose in realtà, ragazzi. Schere. Allora, possiamo o rapinare delle banche, o andare a rubare al supermercato, o rubare la macchina a qualcuno. Ronaldo Junior, ma che cazzo stai dicendo? Ma perché dobbiamo continuare a fare queste cose? Young signorino vuole rubare una macchina? Come? A chi? Oh mio Dio. Scusa, ragazzi, smettete di far foto, che mi fate stare in imbarazzo. Basta. Oh, basta foto, basta. E vi devo buttare per forza a terra? Escia? Ok. Allora, stavamo dicendo, rubiamo una macchina. Soltanto a chi la possiamo rubare? Vabbè, a mio padre no, perché se no già mio padre ti dà sul cazzo. Quindi se dovesse scoprirlo sono guai. Per cui stavo pensando, ragazzi, perché non andiamo al classico Messi, che Messi ne ha talmente tante in quel garage lì, dopo quelle che gli ho fatto esplodere io. Young signor sta dicendo che mi ha fatto esplodere le macchine. Sì, guarda, ma un po' di tempo fa, guarda, lascia stare. Vabbè,
Insomma, ragazzi, lasciamo stare le ciance. Young Signorino e Ronaldo Junior ruberanno un'auto a casa di Messi per puro divertimento di farlo. Cioè, Ronaldo Junior non sa che fare e Young Signorino giustamente gli ha detto: andiamo a rubare una macchina. Ma non ci credo. Dai, seguimi, c'ho una Lamborghini. Ci credi che c'ho una Lamborghini, zi? Ci credi? Ci credi? Porca miseria! Vabbè, non mi interessa se ci credi, è con quella che andremo a casa di Messi. Sto perdendo la voce, più passa il video, più perdo la voce. Allora, ragazzi, io non penso che servano spiegazioni. Oddio, quanto sei brutto! Ma è bruttissimo, visto così in prima persona la macchina. Vabbè. Comunque, ragazzi, dato che non facciamo da un po' di tempo e Young Signorino con Ronaldo Junior ha fatto amicizia, ragazzi, ma che amicizie strane, vabbè. Lasciamo perdere. Poi vedrete domani quando arriverà la DPG, ragazzi, sarà ancora peggio, secondo me. Va bene, comunque, andiamo a casa di Messi, che vi ricordo si trova sempre qui, esattamente, si trova qui. Cioè, che poi io dico: no, Ronaldo Junior, adesso andiamo a prendere una macchina da Messi, rubiamo una macchina da Messi per darla a Young Signorino? Ma no, ce la teniamo noi. Cioè, che poi Young Signorino fa: Ronaldo Junior, cosa fai per tenerti, per divertirti, no? Cosa fai? Dovrà fare qualcosa sto bambino. E Ronaldo Junior fa: vabbè, rubo macchine. Bene, ragazzi, allora siamo arrivati a casa di Messi per compiere questa ennesima cagata. Tra l'altro con Young Signorino, io dico, avessi chiamato me. Comunque, sono sicuro che quando arriverà la Dark Polo Gang, ragazzi, succederà di peggio. Quindi vi invito a non perdere, o non so se sarà o i video domani o quelli dopodomani, per cui guardatelo perché vi farà veramente ridere con la Dark Polo Gang tutta su GTA 5. Allora, Young Signorino, siamo arrivati. Che poi mi verrebbe chiamarlo Young Cucciolino dopo il video di Jamie Tights, però vabbè. Allora, qui è casa di Messi, la faccio vedere. Corri, bastardo senza gloria. E mi raccomando, fai quando rubi la macchina. Anzi, gli devo regalare una macchina, ragazzi, o quella che rubiamo. E al clacson, invece del suono normale, dovrebbe fare una cosa del genere, così sarebbe più realistico, no? Vediamo un po' la situazione. Stiamo guardando un po' con Young Cucciolino. E sembra, ragazzi, che ci sia solamente una guardia. Quindi possiamo direttamente, direi, scavalcare di qua, andare da dietro. Ragazzi, direi oggi un professionista Ronaldo Junior. Mamma mia. Altro che Young Signorino. E vabbè, quello, ragazzi, non è atletico, è rachitico, non ce la fa manco a mangiare. Figurati, ha fatto i salti. Non ci credo, ha fatto tutto il giro, sto deficiente. Va bene, comunque, Young Signorino, guarda, ti faccio vedere, zii, come si fa a prendere un'auto veloce. Cioè, c'è una sola guardia, quindi imparati bene questo colpo. Ti conviene guardarlo attentamente perché forse non lo... Aia, ok, ho fatto una cagata. Perché forse il colpo segreto di Ronaldo Junior non lo vedrai mai più nella tua vita. Cioè, qualcosa, forse in casa non c'è nessuno, non lo so, vabbè. Comunque, sali qui sopra, zii, ti faccio vedere il colpo segreto di Ronaldo Junior e lo imparerai anche tu, perché tutti lo fanno, ma il colpo segreto. Sembra essere una zentorno quella lì. La guardia forse sta... Non so, forse sta guardando anche la guardia, la macchina. Comunque, sembra proprio facile rubare un'auto per la prima volta dopo Ronaldo Junior. Dopo tanto tempo per Ronaldo Junior. Sarà un gioco. Dai, ragazzi, colpo segreto. Ma stordito proprio. Grazie, grazie, zii, troppo gentile, troppo gentile. Puoi anche un po' sforzarti nell'applauso. Cioè, guardate, ragazzi, fa così. Non ci credo, questo qui è... Non è vitalità. Ma di cosa respiri? Di malignità tu in questo mondo? Vabbè, non mi interessa, non ho idea. Comunque, ragazzi, è stato nei record di Ronaldo Junior. Cioè, abbiamo stordito una guardia con un colpo segreto dritta alla nuca e l'abbiamo devastata, va bene? Quindi direi che è stato facilissimo prendere questa zentorno. Dai, anche Cucciolino, sali. La cosa che mi dà sospetto, no? È che non c'è nessuno. No. In casa Messi sta dicendo: vieni qua, ti faccio, ti spacco di mazzate. Young Signorino, proteggimi, stronzo, aiuto. Ho detto, ragazzi, aiuto, Messi, non mi lasci in pace. Young Signorino, aiuto, no, l'ho buttato a terra, aiuto. Mamma, voglio la mamma, voglio mamma Samantha. Ragazzi, devo aspettare il momento giusto per scappare. Adesso che Young Cucciolino sta picchiando. Vai, Ronaldo Junior, sali sulla cosa di Messi, vai, via, corri. No, non è aspettato manco Young Signorino. Oddio, oh mio Dio, Ronaldo Junior, che hai fatto? Non ci credo. Cioè, ragazzi, non ci credo, in poche parole, Messi ora sta tipo chiamando tre guardie per far restare a morte Young Signorino. E già lo odiavano tutti per la musica.
voci di merda che faceva. Adesso ragazzi, pure per aver fatto evasione in casa di Messi e aver tentato di rubare una Zentorno che tra l'altro ho rubato io piano. Oddio, forse ragazzi dovrei chiamarlo. Oddio, madonna, mi dispiace un botto. No, vabbè, ma chi se ne frega, alla fine era un cretino, Young signorino. Se Ronaldo Junior. Però Tony F non vuole che vai così, perché ragazzi, Ronaldo Junior ora è un pischeletto dark a tutti gli effetti. Se si dovesse incontrare con la Dark Polo Gang e Tony F, non penso che... non dovrebbe fare queste cose Ronaldo Junior con loro, perché sennò poi è peggio. Anche perché il mistico Tony F, raga, non si infama mai. Né la Dark Polo Gang, né i pischeletti dark non si infama. Oh, fammi prendere un po' una Coca-Cola, ma... Ma la fa prendere? Non è abbastanza soldi? Cosa? Ma se sono il bambino più ricco di Dos Santos, dammi la mia Coca-Cola. Porca di una miseria. Oddio, l'ho fatto esplodere. Oh mamma, l'ho fatto esplodere. Oh merda, ci sono le telecamere qui, vero? Bene, mi hanno ripreso alla grande. Va bene ragazzi, quindi se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, un bel pollicione in su, commentate, condividete con i vostri amici e soprattutto per il supporto iscrivetevi al mio canale che trovate giù. Quindi attivate anche la campanella notifiche per rimanere sempre attivi su tutti. Oddio, ho spaccato un distributore e stavo lì da guardare, l'ho appena visto. Oh vabbè, lasciamo stare. Quindi iscrivetevi per rimanere attivi su tutti i prossimi video che arriveranno delle belle novità. E come in ogni video ragazzi, alla fine voglio salutare 5 di voi. Saluto Casa Claidi 429, Amteleo 026, il Serbo del Quartiere, Teresa di Paola 78 e Christian D'Argenio. Questi sono i 5 di oggi. E se anche voi ragazzi volete essere salutati, fate come Ronaldo Junior, venite a seguirmi qui su Instagram. Così se mi venite a seguire avete la possibilità, come i 5 di adesso che ho appena salutato, di essere salutati da me, dal vostro negozio, e anche per rimanere attivi su tutte le novità. Bene. Mi scusi signora guardia, non l'ho fatto apposta a spaccare il coso, mi ha visto? Signore, le devo dire una cosa, le puzza il culo, schere! No, che brutta cosa, Ronaldo Junior sta diventando incontrollabile. Per questo video è tutto, voglio dire che ci vediamo al video di domani ragazzi, grazie a tutti per la visione, qua è Gozzo, Ronaldo Junior, e ci becchiamo al prossimo video, ciao!